Ok ragazzi, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, come potete vedere sullo schermo due mouse, sì, due freccette, quindi due mouse che ho nella mano destra, quindi uno nella mano destra e un altro nella mano sinistra. E se volete fare questa cosa, una cosa semplicissima è scaricare questo programma che ho inserito in descrizione, quindi il link in descrizione, basta che cliccate sopra e andate a scaricarlo. In ogni caso adesso vi spiego come funziona. Allora, voi che fate? Aprite il programma, quindi Mouse Mux, e niente, lo aprite, lo installate, però dovete fare attenzione che il programma potrebbe danneggiare il PC, non nel senso virus e altro, ma il fatto che laggano le frecce. Quindi adesso vi spiego. Eccoci qua. Allora, come funziona? Sullo switched input noi possiamo, per esempio, non lo so, io adesso sto usando questo, ok, questo qua, Questo, come cambia la grandezza del mouse. Quindi uso questo, ok. Quindi, non lo so, io adesso voglio spostare questa cartella, ok? Sposto questa cartella e muovo questo intanto. Allora, come funziona? Adesso sto spostando questa cartella con il mouse di color verde. E adesso voglio spostare un'altra cosa e non posso farla, ok? Non posso farla. Devo fare una alla volta, quindi però possiamo usarli tutti e due, però dobbiamo spostare le cose alla volta, quindi funziona così. Questo è lo switched input. Ora proviamo con il multiplex, quindi possiamo usare contemporaneamente tutti e due i mouse, ok? Quindi clicco questo, sì. Ecco, come potete vedere, sta un po' laggando, quindi adesso sposto Twitch. No, sì, Twitch lo sposto, visto come lagga, quindi fa impazzire il PC avendo due mouse. Quindi seleziono questo e questo, li sposto, li posso muovere tutti e due, però non me li fa spostare, non lo so perché. Aggiorna. Visto? Che casino, non si capisce niente. Quindi io punterei di più sul switched input. Eccoci qua, perfetto. Ok, bene. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Due mouse sul PC. E niente, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao.